ragazze, benvenute in questo nuovo video. Oggi intro super super speciale e diversa dal solito, perché sono a Firenze. Alle mie spalle, come potete vedere, c'è la cattedrale di Santa Maria del Fiore, bellissima, guardate. Comunque noi siamo qui perché abbiamo raggiunto due nostri amici che a loro volta ci stanno raggiungendo, perché loro hanno dormito qui questa notte, invece noi li abbiamo raggiunti in treno questa mattina. E poi questa sera torniamo tutti insieme in macchina, quindi oggi passeremo questa giornata insieme a Firenze. Oggi per noi è domenica 21, quindi ho pensato di portarvi insieme a noi e ci vediamo dopo. Buongiorno ragazze, per me oggi è martedì, vi avevo lasciato che eravamo a Firenze e poi avete visto ieri, che per me era ieri, che io e la mia amica Giada abbiamo riordinato la cameretta di là. Non abbiamo proprio riordinato la cameretta come stanza, ma ci siamo concentrate sull'armadio in cui tengo i detersivi di scorta. Siccome io ho il vizio di aprire più detersivi alla volta, è proprio un brutto vizio, mi sono ritrovata ad avere tutto quell'armadio pieno di cose, sia nuove che iniziate. Poi ho l'armadietto del bagno con altri detersivi comunque aperti, e anche qua sotto al lavello della cucina ci sono altre cose aperte. E infatti poi andiamo di là che vi faccio vedere il risultato finale di quello che abbiamo fatto ieri. Abbiamo diviso tutto e poi le cose che erano mezze vuote ieri sera mentre che pulivo qui le ho utilizzate, ma in realtà non ho tantissime cose, poi lo vedrete. Però ecco, appunto, per quanto riguarda per esempio il bagno, ho due, faccio un esempio, due WC gel aperti, e quindi ho questo vizio qua, perché quando ne prendo uno nuovo ho la voglia di provarlo subito e lo apro, nonostante che io abbia un altro detersivo aperto. E questa cosa qua, ragazze, io ve la sconsiglio anche a voi, adesso me lo devo mettere in mente anche io, perché io sono sempre brava a dare consigli agli altri, però poi per quanto riguarda me stessa
faccio fatica comunque anche io, no? E quindi vi consiglio di iniziare e terminare un detersivo, quello che adesso voglio fare io. Infatti me l'ha detto anche la mia amica Giada, in modo tale che tengo un po' tutto più in ordine. Comunque, dopo andiamo di là e vi faccio vedere che cosa abbiamo, come abbiamo riordinato sia l'armadio in cameretta, sia la parte dove tengo i detersivi per il bagno. Quanto riguarda la pulizia del bagno, ragazze, io ho questo vizio qui perché mi piace provare detersivi nuovi e quindi magari uno non è finito, ne compro un altro, apro anche quello e poi me ne ritrovo due, tre tutti aperti che non finiscono mai, ovviamente, perché poi averne tre aperti e poi rimangono anche molto più tempo qua in casa. E quindi adesso devo lavorare su questa cosa. Poi, altra novità, ragazze, ho acquistato la scopa a vapore. Sono super super felice, ve la faccio vedere dopo, così vi dico la marca, vi dico quanto l'ho pagata, perché questo video uscirà giovedì per voi. Quindi giovedì ancora c'è la promozione perché l'ho presa su Amazon e quindi se volete acquistarla anche voi, io vi lascio comunque il link giù in info box, ma poi ve la faccio vedere così la proviamo anche insieme perché vorrei appunto provarla già da stamattina qua per i pavimenti, così poi ve la faccio vedere. E altra novità, ho acquistato il montalatte che secondo me si vede, eccolo, è questo ragazze, è di Casanova, vedete è bianco e è fantastico. Questa mattina purtroppo non sono riuscita a farmi il latte perché non mi va proprio e mi sono fatta l'infuso di Carcadè, quindi non sono riuscita a farvelo vedere, però nel prossimo video sicuramente facciamo colazione insieme e vi mostro appunto com'è il montalatte. Su Instagram in realtà l'avevo già fatto vedere in un qualche storia e in tante mi avevano scritto come mi trovavo. E mi trovo molto ma molto bene, l'ho già provato già 4 volte secondo me, quindi ve lo faccio vedere anche qua su YouTube, però abbiate pazienza nel prossimo video perché ormai in questo non credo di riuscire insomma a fare del latte, ecco. E quindi queste sono le novità per quanto riguarda gli acquisti per la casa. E tornando a Firenze, come avete visto, siamo stati a Firenze, siamo partiti domenica mattina alle 7:40 da Modena, abbiamo preso il Frecciarossa e siamo arrivati alle 9:10 a Firenze, quindi è stato anche molto veloce il viaggio. E poi nulla, ci siamo incontrati con questi due amici che loro erano già lì perché avevano fatto proprio un weekend intero. E quindi niente, li abbiamo raggiunti, abbiamo passato tutta la domenica in giro per la città e abbiamo poi mangiato all'osteria dell'Oste perché Christian ci voleva assolutamente andare. Non so se lo conoscete come ristorante, comunque siamo andati lì e tutto buonissimo ovviamente. E poi verso le 4 abbiamo deciso di andare all'outlet che non mi ricordo come si chiama. Poi, vabbè, siamo tornati a casa, ci siamo presi una pizza e basta. E invece ieri, che era lunedì, appunto, non ho fatto granché se non riordinare tutti i documenti. Proprio ieri mi sono messa, ma era la mia parte un po' più incasinata, eh. Mi sono messa e ho riordinato tutta la mia cartella che in questi mesi avevo proprio tralasciato, avevo cioè buttato tutto dentro così e si era creato il caos più totale. E quindi io mi munisco di bustine, quelle trasparenti, metto il documento all'interno e poi applico un'etichetta sopra con scritto il contenuto, così so quello che c'è all'interno. E quindi ho sistemato un attimino questa cosa e poi appunto in pomeriggio ieri è venuta Giada e ci siamo messe a riordinare tutte queste cose qua che da sola, ragazze, cioè io non lo so, ma non riuscivo, cioè avevo un blocco nel riordinare tutta sta roba
E quindi mi è venuta ad aiutare lei perché è ordinatissima. Se un giorno vado a casa sua, proprio accendo la videocamera se lei me lo permette e vi faccio vedere la sua dispensa di detersivi. Sembra un negozio, è tutta bella ordinata e quindi se ci ricordiamo ve lo facciamo vedere. E poi basta. Ed eccoci qua, martedì e oggi pomeriggio lavoro, quindi adesso mi sbrigo anche perché sono già le 10 e questa mattina ragazze Bruno l'hanno portato mia mamma e mia sorella dal veterinario perché lo volevano far sterilizzare, ma per fortuna la dottoressa gli ha detto di no perché purtroppo ha capito che Bruno ha qualche problema. Adesso devono solo capire se ha qualche problema di vista o purtroppo a livello cerebrale, perché sbanda un pochino e quindi meno male che non l'hanno sterilizzato e adesso dobbiamo solo aspettare che vengano dei dottori apposta per visitarlo. Quindi adesso è tornato a casa Bruno e poi vi aggiornerò anche sulla situazione Bruno. È partito il robottino, ma credo che lo spengo perché di qua voglio pulire io con il Dyson, che poi voglio passare la scopa a vapore. Quindi adesso ho parlato per quasi 10 minuti, ragazze. Mettiamoci subito all'opera perché usiamo il vaporetto insieme. Ragazze, sono in cameretta e volevo farvi vedere come abbiamo organizzato ieri questa parte della stanza. Allora, i detersivi aperti, quindi tutti quelli che sono mezzi aperti, comunque già stati utilizzati. Io e Giada abbiamo deciso di metterli in questo carrellino qua, preso da New Chic. Adesso faccio fatica a farvi vedere interamente tutto, quindi vi faccio vedere singolarmente ripiano per ripiano. E abbiamo messo un po' tutto a random, in realtà sarebbe meglio tipo dividere per categoria, però vabbè, intanto meglio così. Allora, questo è il Citrosil spray disinfettante, poi questo è il decalcificante per ferri da stiro, questo qua è per le fughe, due alcol aperti, questo è uno spazzolino che utilizzo per le pulizie, qua c'è un rotolo di carta che purtroppo sopra gli è caduto un detersivo e quindi adesso lo utilizziamo per pulire il telefono quando entriamo in casa. Poi sotto abbiamo questo mini quasar che mi avevano dato Altigotà come omaggio per i vetri, vedete è piccolino. Poi sempre per i vetri questo qua di Lidl, poi abbiamo il cattura odori di Emulsio, il mangiapolvere, multiuso sempre di... Ah no, questo è di Winnis, poi questo qui che è per tessuti e tappeti, cotton fioc e qua sotto abbiamo per i pavimenti, questo qua della Pulirapid, quello per i vetri, il quasar che è quasi terminato e poi qua ho la ricarica per il sapone delle mani. Poi sotto abbiamo messo il Biomex, panni Swiffer, guanti e qua abbiamo questa polvere di Vicinet e poi qua abbiamo triellina e panni per l'asciugatrice. Quindi questi sono tutti i detersivi aperti che però non mi va di tenere né in cucina e né in bagno perché sono detersivi che utilizzo per tutta la casa. Poi in questo angolo, ragazze, abbiamo lo stendino perché c'è il termosifone e questi sono dei vestiti miei che non metto in asciugatrice, vedete sono delicati e poi là c'è cavalletto, ring light, ferro da stiro, stendino. Poi ci spostiamo, qua abbiamo tolto tutto e entriamo e vi faccio vedere dentro questa parte di armadio perché io qua tengo le scatole di scarpe, vedete? Quindi non c'è niente di che. Qua ragazze, non so se vi ricordate le immagini di prima, comunque igiene e cura della persona, quindi questo abbiamo perché poi per il resto abbiamo tutto di là aperto.
Qua ci sono le prese per il profumo e per le zanzare che tengo in quella cesta lì. E poi qua sotto tengo tutta la scorta per la cura e l'igiene della casa. Quindi candeggina delicata, questo qui per la lavastoviglie, questo per i piatti, brillantante, altro alcol, detersivo liquido, il Calgon, poi là c'è l'alga, questi sono Scottex e quelli sono i panni Swiffer, ma sono chiusi, quindi qua tengo tutta roba chiusa. E poi qua ci sono le mollette. Là sotto, ragazze, ci deve pensare Christian, quindi è una cosa che deve fare lui, e quindi al momento l'abbiamo rimessa così perché sinceramente io non so neanche cosa deve tenere, cosa deve buttare, quindi abbiamo lasciato tutto com'era lì sotto. Però per il momento io mi sento molto più a posto perché ho una sensazione di ordine e quindi sono super super contenta del risultato finale. In bagno invece abbiamo diviso questi due livelli, vedete, in pulizia e igiene del bagno e lavatrice. Quindi partendo da qua abbiamo candeggina delicata, ammorbidente, poi dietro c'è il sole, dietro ancora perle Lenor e queste qua che sono le caps di Lipsan, che tengo qua perché appunto sono aperte. Poi qua invece abbiamo candeggina della Smac, vedete che quello che vi dicevo prima è che tengo un'altra candeggina sempre aperta, quindi questo qua è un po' il mio vizio di aprire prodotti simili tutti insieme. Poi l'Ajax, là dietro vedete c'è un altro prodotto sempre per il bagno dell'Ace, e questo è un anticalcare, questi sono appunto i WC gel e qua ci sono le palline alga che devo rifare, però le tengo qua perché sotto erano un po' scomode e quindi ho diviso tutto in questo modo. E quello là è un profumatore appunto che teniamo in bagno, è della Lidl. Ecco qui la scopa a vapore che ho acquistato, è questa qui dell'Ariete, è la Steam Mop 10 in 1. Voi adesso la vedete per intero, ragazze, perché appunto ieri sera già l'avevo provata, però potete anche usarla senza il manico e senza la scopa, quindi potete anche andare a pulire il materasso, il divano, insomma tutto quello che volete, quindi si smonta facilmente, è molto molto leggera e pratica. Il filo è anche abbastanza lungo, ovviamente ogni volta che cambiate stanza dovete staccarlo e riattaccarlo, quindi io ve la consiglio. Poi comunque ve la faccio vedere anche in funzione. E questi qua sono tutti i pezzi che ci sono in dotazione, ovviamente di questo qui che è il panno ce ne sono due, uno è già sotto la scopa a vapore. Poi c'è quest'altro panno in microfibra, questo è l'adattatore per i tappeti e poi ci sono tutti questi altri pezzi qui, quindi veramente potete usarla per pulire tantissime tantissime cose, questo in particolare per i vetri, ma io lo utilizzerò anche per le piastrelle, infatti non vedo l'ora di andare a pulire a fondo tutto il bagno. Questo lo potete utilizzare per i termosifoni, per la doccia, per il piano cottura, insomma davvero potete andare a pulire tantissimi oggetti e superfici della vostra casa. Questo è per esempio le fughe. Quindi adesso la accendo e poi puliremo questa parte insomma della casa, la proveremo con i pavimenti, però ovviamente con il trascorrere dei video man mano vi farò vedere come la utilizzerò.
pulito tutti i pavimenti, compreso quello del bagno e il corridoio. Ho anche igienizzato per bene il tappeto, quindi sono super soddisfatta di questo acquisto. Eccolo qui. Era da tanto che dicevo di acquistare una scopa a vapore e finalmente ci sono riuscita, e poi ho approfittato anche del Black Friday. Quindi se vi interessa, io ve lo lascio il link qua sotto, ma sicuramente tante di voi già l'avranno, perché comunque la scopa a vapore sono anni adesso, insomma, che va un sacco. Io alle cose ci arrivo sempre dopo, però meglio tardi che mai. Adesso vi faccio vedere anche il montalatte di Casanova. Eccolo qua, ragazze, si presenta in questo modo, vedete? Questo è il coperchio e poi qua dentro voi andate ad inserire il latte. Adesso io ovviamente ho lavato il pezzettino, che è questo, che appunto va messo lì, e ha quattro funzioni, queste qui, vedete? Allora, questo se volete una schiuma alta, questo se volete una schiuma comunque bassa, questa è la funzione che scalda solo il latte e potete fare della schiuma anche se il latte è freddo. Ovviamente va collegato alla corrente e questo qui è appunto il pezzo sotto. Voi fate così e poi appunto riuscite a scaldare il vostro latte. Comunque nel prossimo video ci facciamo un bel cappuccino insieme. Ragazze, io sto editando questo video e mi sono resa conto di aver cancellato dei file, quindi adesso chiudo qua il video. Oggi per me è giovedì, infatti questo video doveva uscire oggi a luna, però appunto ho avuto dei problemi tecnici. Quindi io vi saluto, spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, spero che vi sia stato utile in qualche modo. Io vi aspetto giù nei commenti, anche solo per un saluto. E non vedo l'ora di iniziare Vlogmas, che appunto inizieranno mercoledì 1 dicembre, quindi finalmente riesco a farvi vedere anche l'albero di Natale, perché insomma adesso ve lo sto tenendo nascosto. E quindi noi ci vediamo presto con un nuovo video, vi mando un bacione, ciao!